ragazzi di oggi. Questo video nasce per il mio fan che si chiama Emanuele Trovato. Emanuele ha donato in diverse delle mie live e chi dona soldi riceve un video da me. Un video su misura con tanto di saluto personalizzato, quindi ciao Emanuele Trovato, buongiorno o buon pomeriggio, con tanto di video con la tematica che la persona che dona vuole che io vada a trattare. Allora Emanuele, tu mi chiedi come sono secondo te, caro Leandro, i ragazzi di oggi? La mia risposta è molto semplice, ma al tempo stesso auspico esaustiva. Innanzitutto, la religione cattolica, la religione, non viene minimamente calcolata. Io chiaramente parlo di ragazzi italiani, eh. Ecco, sappi che i ragazzi italiani, quelli di oggi, quelli contemporanei, della religione se ne fregano altamente. Non vanno a messa, non rispettano i comandamenti, non gliene importa nulla, nonostante magari abbiano ricevuto il battesimo, la comunione e la cresima, se ne sbattono di quelli che sono gli insegnamenti cristiani e sebbene magari andavano a messa, per esempio, quando hanno preso la comunione e o la cresima, ecco che dopo aver preso questi due sacramenti hanno smesso completamente di andare a messa, ok? Non interessa a loro nulla. I ragazzi di oggi sono burberi, nella maggioranza dei casi, ma non in tutti, appaiono coatti, vogliono fare i coatti in pubblico, quindi per esempio si mettono in un parco a bere birra, a ruttare pubblicamente, a scorreggiare e a sparare, oltre che bestemmie, anche una gran quantità di parolacce. Sono ragazzi che non hanno né arte né parte, sono ragazzi che se ne fregano altamente di quelli che sono eventualmente i principi di educazione che la famiglia ha dato a loro e che se ne fregano altamente di ciò che, per così dire, le famiglie, ripeto, hanno loro detto, hanno loro educato. L'educazione, ecco che si va a far benedire. Sì, ci sono anche però ragazzi provi, ragazzi intelligenti, ragazzi secchioni. Sappi però, carissimo Emanuele Trovato, che quelli secchioni vengono visti non di buon occhio, ma in maniera sbagliata, in maniera non corretta da parte della maggior parte dei ragazzi. Perché se tu fossi un ragazzo studioso, un ragazzo secchione, un ragazzo che studia, che ama studiare, che ama, diciamo così, perdere tempo, tra virgolette perdere tempo, ma occupare il proprio tempo sui libri, ecco che verresti visto dalla stragrande maggioranza dei ragazzi di oggi come uno sfigato, come una persona stupida, da sottomettere, da abbattere, da coglionare, da perculare. Ok, caro Emanuele? Di conseguenza abbiamo oggi come oggi ragazzi che di fatto, continuano a prendere in giro gli altri utilizzando uno strumento chiamato bullismo. Purtroppo ancora oggi c'è il bullismo. E anche nei tempi passati, caro Emanuele, c'era. Ci sarà sempre il bullismo. Il bullismo è, nei tempi attuali, contemporanei, una piaga sociale in piena regola. Qualcuno preferisce non guardare il bullismo. Io avevo alla scuola superiore professori omertosi che preferivano non guardare scene di bullismo, preferivano ficcare la testa sotto la sabbia, preferivano non vedere quello che effettivamente parlando era questa piaga sociale chiamata bullismo. Il bullo è la figura di riferimento dei ragazzi di oggi. Il bullo viene visto come esempio di vita, come esempio di insegnamenti, come esempio di persona prova, ma in realtà il bullo è una persona profondamente insicura. Il bullo in realtà è una persona profondamente sbagliata. Il bullo in realtà è una persona profondamente cretina, ok? Quindi, tra il secchione e il bullo, io Leandro seguirei il secchione, va bene? E per questa mia scelta, carissimo Emanuele Trovato, verrei considerato io stesso come uno sfigato, come un coglione bollito, come un cretino, come un deficiente, ok? Ma io preferisco, caro Emanuele, seguire la mia testa piuttosto che seguire la testa degli altri, della massa, del pueblo.
delle persone che non capiscono un accidente di niente. Va bene, caro Emanuele? Quindi, riassumendo ancora in maniera più efficace, i ragazzi di oggi non sono ragazzi che tengono a mente, a bada, l'essere umano come persona. Preferiscono avere tanti amici, preferiscono apparire in pubblico con gli amici, preferiscono l'apparire all'essere. L'essere viene meno, l'apparire è al primo posto. Devo essere bello, devo essere muscoloso, devo avere tanti amici così ho rispetto, devo andare a girare con la catenina d'oro al collo, col braccialetto d'oro, devo fare il coatto, me la devo tirare, devo avere i tatuaggi. Ecco, sappi che nei tempi attuali, carissimo Emanuele, trovare un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna, pensate, senza un tatuaggio è raro. Cioè oggi va di moda il tatuaggio e chi non ha tatuaggio, ecco che viene visto come persona atipica, sbagliata. Anche io ho i tatuaggi, caro Emanuele, però io l'ho fatti tanti anni fa, perché così mi andava, perché pensavo che era una moda, no? Ora, se potessi, questi tatuaggi me li toglierei. Ovviamente non me li posso togliere perché me li tengo. Però, tra il lusco e il brusco, tra il serio e il faceto, caro Emanuele, io me li toglierei questi tatuaggi di merda, va bene? Quindi, i ragazzi di oggi sono sbagliati in partenza, non dico tutti, ma la maggior parte sono dei coatti, sono dei burberi, sono delle persone che se la tirano, che ruttano di proposito in pubblico, che si vogliono far notare a tutti i costi, che bevono birra con birra a fiumi, non come bevo una birra ogni tanto, una piccolina e basta, no, birra a fiumi, ruttare, scorreggiare in pubblico, farsi vedere, farsi notare, ricevere, diciamo così, il plauso da altri amici e soprattutto apparire in pubblico con tanti amici. Se non ho tanti amici, vengo escluso, quindi devo apparire con tanti amici. Diventano bulli prima del tempo perché altrimenti vengono esclusi. Il bullismo viene visto come strumento ricercato, ricercatissimo. Il bullo viene visto come persona, come esempio di vita. In realtà il bullo è una persona profondamente insicura e profondamente sbagliata. Va bene? Detto ciò, carissimo esimio Emanuele Trovato, io spero di essere stato chiaro con te. Saluto i miei fan che hanno donato di recente, Riccardo Abbafatti, ciao Riccardo. Alessandro Wolf LMX, Alessandro Wolf LMX, Ilaria B, Ivan Cri, Ivan Cirillo, Delta Light TSFH, Azazel, Metallo Sata, Francesco Guarino, ciao Francesco Guarino, Baltro 623, Gemma Alloy, Ferdinando Sonnessa, va bene? E Teo De Zetron, che hanno di recente donato in delle mie live serali. Va bene, io ti ringrazio carissimo Emanuele Trovato per avermi suggerito questo tema bello importante da trattare. Ho fatto un video per te lungo, mi auguro esaustivo, completo, per farti rendere conto di come secondo me, secondo Leandro, sono i ragazzi di oggi. Ciao a te carissimo Emanuele, ciao a voi utenti di YouTube, iscrivetevi al canale, commentate e al prossimo video.